via l'anello. Il suo nome? Sì. E lei è la signorina Poppy? Sì. Lei acconsente a prendere in sposa la signorina? Sicura. E lei acconsente a prendere il signor Barnaba come sua sposa? Vi dichiaro legalmente uniti in matrimonio. E adesso posso baciare la sposa? Un momento. Non è dimenticato quel che è il signor Bonobo. Oh, l'ipoteca. Il mio dono di nozze. Può baciare la sposa. Che significa questo? Questa volta ce l'abbiamo fatta. Allora porto al re. Che bello, sai che hai una buona idea. Oh, il mio nipote. Beh, addio. E te che vuoi? Come sarebbe addio? Io non vengo con te. Ma no. Tu devi restare con Barnaba. Sei sua moglie, sei. Ma io non ci voglio restare con Barnaba. Ok. Perché non lo amo? Perché lui... Non aver paura. Barnaba non ti annoierà più. Perché io ti porterò via con me. Tu? And you'll then be a haughty grandee, and I'll be but a humble father. All our days will be not but a dream of roses and rapture and blisses, till I di poterla fare. Ah, la vedremo! Ci sarà un mezzo. Ci deve essere il mezzo. Ah, idiota! Asino imbecille! Porco, porco, porco! Porco! Portami una bella vela sugosa. Farai sparire uno dei tre porcellini. E le prove del ratto le metterai tu in casa di Tom Tom. Sai qual è la pena per il porcellino di Chidio? Esilio in Boghilandia!
sarà in casa di nostro. Padrone, perché le fa tutte? Per dimostrare che non solo ha rubato il porcellino, ma che l'ha anche ridotto in salsicce. E adesso, caro Elmer... egli sarà immediatamente confinato in Boghilandia. Povero Tom. Meno male che non ha mandato anche noi in Boghilandia. Meno male. Ma com'è questa Boghilandia? Oh, è un posto terribile. Tutti quelli che ci vengono non tornano più. Pochi? Pochi. Gli abitanti di Boghilandia se li mangiano vivi. Ma come sono fatti? O meglio detto, che sono mezzi uomini e mezzi animali. Con grandi orecchie. E una grandissima bocca. E sono tutti ricoperti di pelo. E hanno unghie lunghe, lunghe, che sembrano degli artigli. Pusta via! Tu sapevi qual era la pena per il porcellinicidio? E perché l'hai fatto? Io non ho fatto niente. Non so neanche di che parli, vostra maestà. Ma come fai a dir questo quando si sono trovate le prove in casa tua? Portale via. Sacra maestà, si tratta di un terribile errore. Tom non c'entra per niente. È stato con me tutto il giorno, è vero, mamma? È vero, maestà. La legge deve avere il suo corso, maestà. Date un'occhiata che torno su. Cosa vuol dire? Prova di... Vuol dire che questa salsicetta è il corpo del reato. Però non sa di corpo del reato. E di che cosa sa? Sa di carne di porco. Provala. Qui di maiale non ce ne so niente. È cavallo. Cavallo? Puzza d'imbroglio. Ci deve essere lo zampino di Balmada. Io credo che il piccolo Elmer sia ancora vivo. Vieni, andiamoci al coro. Io scongiuro vostra maestà di ascoltarmi e di credermi. Tom non ne sa niente di questo. Forcellini erano i nostri amici. Perché avrebbero dovuto uccidere Elmer? Il violino e il cappello sono stati messi apposta. Tom è innocente, è innocente. È doloroso anche per me essere costretto a emanare una sentenza così severa. Portatelo via. Ma io sono innocente, vi dico che sono innocente. Non ho ucciso il porcellino. Continuare a voler bene a un volgare assassino. Mi lasci, mi lasci. Io sono sicura che Tom è innocente. Lo odio, lo odio.
Un momento! Silenzio! Sacre messe! Sentem è innocente! Abbiamo trovato il porcellino nella cantina di Bonne Herbe! Prendiamolo! Prendiamolo! No! Darò 50.000 guinee a chi catturerà quel farabutto vivo o morto! Vivo o morto? Vivo o morto! Ma non ce lo può dire subito come la vuole? Portatemi alla reggia! Assieme della foto di servizio è più facile. Avanti, signor Bonnabe, è inutile che si nasconda. Penso non sappiamo dov'è. È meglio che venga su subito. Noi non ce ne andiamo di qui finché lei non sale. Hai costo di restare qui tutta la notte. Dobbiamo restare qui tutta la notte? No. E voglio che lui se lo creda. Oh. Zampino di Barnaba. Ah, se mi capiterà tra le mani un giorno. Andiamo, bisogna tornare su. Ho paura che non riusciremo più a trovare la strada. Ma sì che ci riusciremo. Vieni, vieni. È venuto su? No. Beh, chi viene su?
È meglio che venga su, vivo o morto. Ma come può fare a venire su morto se è vivo? Allora, tiriamogli una pietra sulla testa, così potrà venire su morto. Adesso sì che ragioni. Attento! Ok, gli hai detto di stare attento. Potrebbe colpirlo. È proprio quello che vogliamo. La presa in testa? No, secondo te. L'abbiamo ammazzato. Vai giù e portamelo. Facci tu a prenderlo. Non vedrai mica di ogni che sei disposto a farti scivolare 50.000 guinee delle mani. E io ho paura. Non vedo di che cosa hai paura. Tu e lui non siete così. Sì, ma prima che ci sposassimo. E va bene. Allora facciamo così. Andiamo tutti e due. Adesso sì. Va bene. Oh, un momento, prima tu. Uscito di qui? Senza dubbio. Andiamo a vedere. Chissà dove sarà andato. Lo sapremo molto presto. Da quella porta. Gridando.
indietro arriva tua maestà. Cos'è questo chiasso? Non avete rispetto per il vostro sovrano? Perdoni, maestà, ma stiamo festeggiando il salvataggio di Tom Tom e Bo Peep dalla Bochilandia. Oh, magnifico! E chi è l'eroe che li ha salvati? Loro due. E Barnaba, l'avete preso? No, maestà, correva così in fretta che ci è sfuggito. Era proprio morto di paura, vero? E di dopo. Raccontatemi tutto. E tanto paonata che gli uomini bestioni hanno una tale paura di noi che non torneranno mai più. E come sono questi uomini bestia? Oh, spaventosi, Sacra Maestà. Sono mezzi uomini e mezzi animaloni. Sono grandi orecchi. E bocca grandissima. E lunghissimi artigli. Non scappate, non c'è niente. Non ho paura adesso. Tu non hai paura, vero? No. E poi non sarà neanche... Eccoli là! Seguitemi! Gli uomini bestie, andiamo! Avanti! Batti! Mettiamole nel cannone. Bravo! Yeah.
mitragliatore. Ho un'idea. Dilla. I soldatoni di legno. Continui diamo il buon viaggio!